Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, scambio veicoli in massivo. Nuova versione di scambio ragazzi. Requisiti: ci servirà il CEO ragazzi, con almeno un garage all'interno, con all'interno il Festival Bus, che potete prenderlo in vari modi. Lascio la playlist in descrizione ragazzi, con tutti i vari video per prendere il Festival Bus. Comunque sia, dovete averlo come veicolo personale. A questo punto, quando avete il Festival Bus come veicolo personale ragazzi, ci servirà un amico che ci dà il veicolo moddato ragazzi e la base operativa piena di veicoli ragazzi da sacrificare. Quindi a questo punto dovremmo possedere ragazzi una scramjet. Ora vi spiego dove prenderla. La scramjet ragazzi la trovate su Warstock. Quindi aprite il telefono, andate su Warstock e la trovate in questo sito qua. Costa circa 3,5 milioni. Però raga, è la svolta. Voi non potete immaginare cosa riusciamo a fare con questa macchina. Quindi a questo punto apriamo il meccanico ragazzi e ci richiediamo il Festival Bus che sta all'interno del CEO. Una volta che abbiamo richiesto il Festival Bus ragazzi, saliamo sul Festival Bus e dovremo rimetterlo a posto. Quindi dovremo rientrare nel garage del CEO. L'abbiamo chiamato dal piano 1, lo rimettiamo nell'1. Se l'abbiamo chiamato dal piano 2 ragazzi, lo rimetteremo nel piano 2. Io ce l'avevo nel piano 2, quindi regà, vado dalla serranda e lo metto nel piano 2 del CEO regà. A questo punto saremo in una schermata buggata. Si buggerà in questa maniera e andremo in una schermata nera ragazzi. Dobbiamo dire al nostro amico che sta in lobby con noi di avviare un lavoro da titano. A questo punto, quando siamo nel primo messaggio di allerta, gli diciamo di quittare l'attività, quindi chiudere il lavoro da titano. E quando spawna ragazzi, accettiamo tutti e due i messaggi. A questo punto spawneremo in questa maniera dentro il Festival Bus ragazzi. Come capiamo se siamo buggati? Lo sapete tutti, questa parte è vecchia, funziona sempre. Semplicemente se non possiamo correre, che sembra che l'abbiamo preso nel dado ragazzi, oppure non riuscite a mettere le armi perché ve le leva, siete buggati. A questo punto cosa c'è da fare ragazzi? Dobbiamo richiamarci la scramjet. Una volta che abbiamo richiamato la scramjet, regà, la possiamo andare a prendere e ci dirigiamo, ragazzi, dalla base operativa. Delle volte può succedere, come è successo a me, che il meccanico non ve lo fa chiamare. Quindi cosa fate? Gli dite al vostro amico, che è già dalla base, ragazzi, che vi deve dare la macchina, di invitarvi nella sua base. Ovviamente dovete avere, raga, la stessa base, se no non ha senso. Quindi a questo punto mi invita nella base, accetto il messaggio ragazzi e una volta che sono dentro la base esco dalla base operativa. A questo punto regà, una volta che saremo fuori dalla base operativa, apriamo il nostro telefono e ci richiamiamo la scramjet ragazzi, perché adesso il meccanico funzionerà. Quindi a questo punto, una volta che vi siete chiamati la scramjet, raga, la pace sta proprio qua. È assurdo, prima avevamo bisogno di un amico che ci ribaltava mentre il terzo ci dava il veicolo, noi dovevamo prendere quello del civile, un disastro. Che adesso riniziamo già da sabato ragazzi, drop del veicolo che è uscito oggi e dell'ultimo veicolo. Quindi cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo in questa posizione ragazzi, subito dopo i cosi di legno qua sulla rampetta. Dobbiamo schiacciare l'analogico di sinistro in modo da saltare. A questo punto incliniamo la macchina in avanti come se volessimo ribaltarci ragazzi. Ci darà questo messaggio. Noi cosa facciamo? Aspettiamo che il nostro amico ci dice che siamo ribaltati, come vedete dall'altra clip, e poi accettiamo l'allerta. Ci facciamo uccidere o ci suicidiamo ragazzi,
E a questo punto, una volta che siamo rispawnati, semplicemente dovremmo correre fino al veicolo che vogliamo prendere. In questo caso ringrazio il Grix per questo veicolo, ragazzi. Ma prima di prendere il veicolo dobbiamo mandare al deposito la nostra scramjet. A questo punto, una volta che siamo su il veicolo, abbiamo mandato al deposito la scramjet, ragazzi, potremmo entrare dentro la base operativa. E a questo punto, sbadabam, regà, avremo preso il veicolo easy, facilissimo, velocissimo, ragazzi, assurdo. Questo nuovo metodo è una bomba. Vi invito a lasciare un like, ragazzi, un mi piace, condividere video, iscrivetevi a Twitch, raga, aiutatemi a far crescere questi canali, per me è importante. Adesso vi faccio rivedere, raga, se volete farlo massivo, perché potete farlo fino a che non riempite la base. I posti sono 7, quindi 7 veicoli, ragazzi. Comunque, a questo punto, ragazzi, selezioniamo il veicolo da sacrificare e lo sostituiamo, e così avremo il veicolo all'interno. Per continuare, usciamo dalla base, ragazzi. Una volta che siamo fuori dalla base, ci richiediamo, raga, la scramjet. Io mi riprenderò questo veicolo blu per farvi solo vedere, ragazzi. Li userò come veicoli da sacrificare. A questo punto saliamo sulla scramjet. Una volta che siamo sulla scramjet, andiamo in questa posizione, ragazzi. Saltiamo, ci incliniamo in avanti. Aspettiamo che il nostro amico ci dice che siamo ribaltati. Se non funziona, che siete rimasti dritti, tornate indietro, ci riprovate. Quando siete girati al contrario, accettate il messaggio, ragazzi, vi uccidete o vi fate uccidere. A questo punto correte sul veicolo che volete prendere, mandate al deposito il vostro personale e poi rientrate nella base operativa, ragazzi. E a questo punto, una volta che siamo all'interno della base e accettiamo questa allerta, andremo a sostituire il veicolo con uno da sacrificare e avremo salvato anche questo veicolo. A questo punto lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete e sbadabam! Alla prossima!